il post che mi avevano chiesto di riassumere con un video, si chiama Giulio Cesare e gli Uti. E adesso andrò appunto a fare questo video. Un primo tentativo di video post. Perché mi sta avvenendo come la sensazione di essere fucilato davanti a un protone di esecuzione. Quindi cerco di calmarmi, anche se a vedere il silenziatore, e magari le pallottole arriveranno piano piano nei commenti o qualcosa del genere. Quindi il primo post che mi hanno chiesto di riassumere con un video per andare al sodo si chiama Cesare, Giulio Cesare e gli Uti. In queste ultime settimane ho scoperto una nuova tribù, appunto gli Uti. Dato che ho poca fiducia nelle mie stabilità mentali, un po' ho detto, boh, saranno quelli che ogni 3 passi facciamo 6 metri, poi sono andato a controllare meglio, invece era tutt'altra roba. E invece no, come vi dicevo, insomma, vado a controllare, era lunedì 11 aprile, ore 21:30, e stavo ascoltando Van Morrison a casa. Bisogna ascoltare della buona musica con la televisione accesa, anche in muto, perché poi passano le scritte in basso, eccetera, eccetera. Ma chi ci pensava? Quindi vedo questa scritta tra violini e sax di Van Morrison verso l'apice della canzone e la poltrona sussulta e fa Uti. Dico, porca, che è successo? Qualche giorno fa, camminando su Via Nazionale, per cercare un negozio di scarpe e un libro appunto sulla storia della migrazione dei popoli e capire questi Uti chi sono, incontro all'angolo di Via Nazionale Giulio Cesare, l'imperatore in persona. Anche se non tutti dicono che non è stato imperatore, invece imperator era imperatore, perché imperator è una carica che si dà a tutti, viene data, che ne so, è stata data anche a Scipione l'Africano, eccetera, eccetera. Noi adesso li chiamiamo imperatori. Un po' per semplificare le cose, ad esempio Augusto, che tutti quanti definiamo il primo imperatore, non era affatto un imperatore, ma molto intelligentemente, invece che chiamarsi dictator come fece Giulio Cesare, si chiamò princeps di tutti i princeps, e questa era la carica fondamentale che aveva lui. Oltre che pontefice massimo ed altre cariche, aveva anche quella di imperator. Solo che lì sta la grandezza politica di Augusto, perché era imperator e princeps, quindi generale, ma di tutti i princeps e di tutti gli imperator. Quindi lui era al comando di tutto, in realtà era imperatore di tutto l'esercito romano, e gli altri erano imperator generali a distanza, non come prima, come quando c'era Giulio Cesare, Scipione, Mario, Silla, eccetera. Ma ritorniamo a Giulio Cesare. Insomma, mi ritrovo Giulio Cesare che quando ti ricapita una cosa del genere, mi ritrovo Giulio Cesare che faceva 2 passi per Roma.
Gli chiedo se ha qualche problema, se si è perso, e lui dice sì, dice effettivamente qua io non riconosco più niente, ma questa mi dicono che è Roma, ma non è più Roma, non è più l'impero, mi dicono che c'è la NATO, che è la NATO, mi chiede, perché l'Italia ha una costituzione a sovranità limitata, gli rispondo, dico guarda, ha fatto un libro Canfora, quindi forse è meglio che ti risponde, che ti compri un libro, e ti risponde lui sulla costituzione, NATO e tutto il resto, perché ci sono state anche due guerre mondiali di cui tu non sei a conoscenza, e quindi si è creata questa situazione. Mi chiede di una libreria, gli indico una libreria e diciamo si chiude quella parte di discorso. Ma comunque lo vedo distratto e come al solito insolente, insomma, Cesare era una buona carica di insolenza, ce l'aveva. Si distrae immediatamente mentre io sto parlando, cercando di dire qualcosa di intelligente, appena vede un fregio romano o una colonna, eccetera, eccetera, che poi magari è stata modificata leggermente dalla Chiesa mettendoci la croce invece che le altre cose, e lì vedo che si riavviva, e anche esibizionisti, insomma, comunque, nonostante i fregi e le altre cose, malinconico. Allora lo ammetto anche lui, dice, mi hanno detto che Roma, cioè la Roma che conoscevo io, che ho creato io, eccetera, eccetera, non è più Roma, non è un luogo triste, è un luogo brutto, io lo trovo anche, questa città la trovo addirittura anche senza senso. Insomma, senza senso la trovo pure io e molti romani, visti i sindaci, però vabbè, questo non glielo dico per non metterlo in confusione. Adesso ne abbiamo uno che suona la chitarra, ma mi avrebbe detto chi è Nerone, quindi ho evitato di parlare di Gualtieri, perché per il resto di sto tizio non abbiamo notizie, io so solo che suona la chitarra. Comunque, a questo punto, visto che lui rimane un po' sulle sue, si guarda in giro di qua e di là, io sono generale, eh? Mi irrido pure io, perché non sente una virgola di quello che gli dico. E allora a un certo punto lo provo e dico, sai che abbiamo scoperto gli Houthi? Lui mi guarda dall'alto in basso, tira fuori, ma a un certo punto ho detto, boh, mette le mani in tasca, tira fuori i soliti dadi, che erano i dadi del Rubicone, li butta giù. E mi fa compare un numero sui dati. Dice, guarda, mi fa, dice, vedi? C'è il numero 6, cioè esistono, dai dati, esistono dal VI secolo. Quindi non è che li avete scoperti ora, non è una tribù nuova. Esistono dal VI secolo, e gli Uti è un nome che avete totalmente inventato voi di sana pianta, che è il nome di una persona, di un condottiero, e sono popolazioni che vivono vicino al Mar Rosso da millenni. Dice, quindi non avete scoperto un bel nulla. Uno dei nomi più antichi che noi davamo a questi popoli era Ansarallah. Poi Cesare continua e dice, questo io lo so benissimo perché questi Ansarallah, cioè quelli che noi adesso chiamiamo gli Houthi, vedono sulle pagine dei giornali, mi dice Cesare, questo è un nome dei persiani, perché io sti maledetti persiani li volevo sconfiggere una volta per tutte. Infatti avevo già preparato un piano prima delle Idi di marzo. Dato che eravamo proprio, insomma, a marzo, 2 settimane fa, sapevo che un po' gli giravano i cogliozzi, e quindi non mi sono azzardato a dire nulla.
Dicevo, avevo preparato già un piano però, per sconfiggere i persiani, anche perché io a Roma ci sono stato sempre poco, e poi sti infami mi hanno pugnalato, eccetera, eccetera, insomma, la storia che sappiamo. A questo punto, non sapendo un po' che dire, che cosa rispondere, preso un po' dall'ansia, di fronte a Giulio Cesare gli dico e spiego, guarda Cesare, che dopo la seconda guerra mondiale siamo diventati una colonia USA, cioè americana, con basi extraterritoriali americane nel nostro territorio. E ad esempio, se per volontà americana, su una base americana, però sul territorio italiano, dovessimo attaccare la Russia per difendere l'Ucraina o altri popoli, come sta succedendo con gli Houthi, eccetera, eccetera, è la base è in Italia, quindi loro ci vedono come nemici, non c'è nulla da fare, quindi noi entriamo in guerra pur non volendolo, proprio per sovranità limitata. Che è una cosa che fa parte della NATO, infatti il segretario generale della NATO è sempre e solo americano per statuto. Quello che cambia, e si alterna a turno è il segretario. Pensa che ora siamo messi a capo di una spedizione a fianco degli americani, degli inglesi e dei tedeschi, di una spedizione militare in mare contro gli arabi. Quindi adesso per volontà della NATO ci mettiamo anche contro il popolo musulmano e arabo, da cui il caso, da cui il famoso sottotitolo. Crosetto, ve lo dico a voi che è Crosetto, ma Giulio Cesare ha detto un generale italiano, dice la missione Aspides è fondamentale nell'ambito delle operazioni europee, Aspides eccetera eccetera, insomma varie minchiate. Cioè praticamente Cesare, noi ci siamo messi contro l'Iran, contro i persiani, cioè quelli che hanno dato sempre fastidio a Roma, che tu ti proponevi di combattere una volta e sconfiggere una volta per tutte, per via di una decisione americana e di Crosetto, cioè, insomma, arrivano meno piano piano, però arrivano. E quindi io incontri Giulio Cesare, che fai? Te lo fai scappare, anche perché sei matto. Mica il Larry Blasi che ha scritto Unica o Male, e effettivamente Giulio Cesare lo ritrovo con una pila di libri che si era informato sulla sovranità limitata, la NATO, eccetera, eccetera. E intanto, insomma, mentre mi avvicino a Giulio Cesare, io sono sempre più persuaso che un giorno in casa mia entrerà un cavallo bianco, che mi chiederà i voti, perché ormai il livello è questo, e mi dirà: sono il cavallo di vota, e dico: sì, cioè, visto quello che c'è in giro, sì. Vabbè, comunque, ricchiappo Cesare, a Monti, con due o tre libri in mano, Monti o Suburra, cioè come si chiamava allora, Suburbe, il quartiere dove Cesare è nato, era nato, però gli ha sempre fatto profondamente schifo, perché Cesare, tutta la famiglia di Cesare, era una famiglia nobile, ma proveniva dalla campagna romana, proveniva da fuori Roma. Solo quando lo zio Mario è diventato senatore, proprio perché Roma faceva già schifo allora, a livello di traffico, eccetera, eccetera, per andare in Senato si è dovuto trasferire e si è comprato un palazzo.
a Roma, molto probabilmente, ma non è confermato da nessuno, ve lo dico io, quindi credete a me, il palazzo è quello che sta in cima a via Panisperna, che adesso è sede della polizia. Insomma, lo vedo furibondo perché non riconosce nulla e trova chiese ovunque. Lui che è epicureo e che non lascia spazio all'intervento del soprannaturale, della fortuna o dei sacrifici, e che ha sempre fatto finta di crederci ai suoi tempi, perché così era quello che credeva il popolo, ma in realtà, insomma, Cesare era un epicureo. E per tentare di calmarlo leggermente gli dico: ti piacciono i cani? Che io ho due bovari del Bernese, li volevo dire. Per fortuna non mi ha sentito, se no sarebbe finita male. Allora mi riavvicino e tento di ricominciare il discorso un po' più seriamente, interrotto poco prima, comincio a parlare in terza persona. Sembra impazzito, ma in realtà per Cesare era normale, perché del bello gallico è scritto in terza persona, che l'ha scritto lui, e lui l'ha scritto in terza persona. Quindi, tentando di accontentare il dittatore, dico in terza persona, dico: scrive Giulio Cesare che in Gallia vi sono dei partiti, cioè delle facciones, non soltanto in tutte le città e in tutti i cantoni e distretti, ma quasi e addirittura in ogni famiglia. Questo proprio fa parte del bellum gallico. Sia, insomma, riconosce le proprie parole, sia riconosce la terza persona, funziona, si gira e per fortuna merita retta. E mi rivolgo sempre a lui in terza persona e dico: però Cesare ha scritto per propaganda, perché Cesare la propaganda serviva contro Crasso e Pompeo per arrivare al vertice del cursus honorum di Roma. E a quel punto Giulio Cesare mi interrompe e dice: caro soldato, mi fa. Dice: in ogni guerra da entrambe le parti c'è sempre la propaganda, e in parte si basa su una piccola parte che è fondata sul vero e una piccola parte che è fondata che è sul funzionale per smuovere gli animi. A me vengono in mente subito le guerre di religione e tutte queste altre cose qui. E io gli rispondo: generale, la guerra non era solo formata in tre parti, come diceva Cesare, ma anche da tantissime tribù locali. Appunto, Cesare resta in silenzio aspettando. Sono insicuro e nervoso, ma continuo davanti a quell'uomo che mi fissa e che faccio? Dico, insomma. Ero un attimo in ansia, dico: gli offro una sigaretta a questo. E Cesare mi fa, dice: no, no, ho smesso di fumare. Dico: cazzo, prima. Quindi mi fa la domanda, dice: ma qua il generale in capo, effettivamente, come mi diceva lei, è sempre solo americano, cioè un dittatore a vita. Come ero io? Io ero dittatore a vita. Io francamente gli rispondo: guarda, Giulio, ormai eravamo entrati in confidenza, veramente non è esattamente come tu, vale leggermente di meno perché in 75 anni hanno fatto guerre, hanno sbagliato strategie ovunque, esportando democrazia, perché probabilmente ritengono di averne troppa nel loro paese, quindi talmente tanta che la tentano di esportare. Peccato che puntualmente ogni volta che esportano democrazia ottengono il risultato contrario. Comunque a questo punto non mi capisce, quindi rientro un po' nella parte e gli dico: vedi, esattamente come nel grande Medio Oriente,
che ora ruota pericolosamente intorno a un sottilissimo perno che è legato tra l'equilibrio tra Israele, Occidente e dall'altra parte dagli arabi. E quello che rende apparentemente complicatissimo, ma in realtà insolubile la questione, perché l'errore è stato fatto inizialmente dagli inglesi e non è stato fatto ora, e poi è stato definitivamente da un ente totalmente inutile che è l'ONU, con la risoluzione 181 che tutti citano, che è l'unica risoluzione a favore di Israele. Ci sono 160 risoluzioni dell'ONU contro Israele sui territori invasi e occupati, di cui Israele, non che sia contro Israele, ma questi sono i fatti. Gli dico: guarda, qui è complicatissimo, è esattamente come la Gallia, per farti un paragone, come quando tu stavi in Gallia. La Gallia di Cesare, anzi le Gallie diverse di Cesare, vista la grande policromia che c'era, erano migliaia di pezzi. Il mondo islamico di oggi, è esattamente la stessa cosa, un puzzle da 1 milione di pezzi, anzi da 1,5 miliardi di pezzi, e così da millenni e millenni, cioè da quando appunto mi hai detto anche tu, dei persiani, e quindi risaliamo a tempi biblici. Che cos'è la Gallia o Israele? È quasi la stessa cosa, cioè una terra, la Palestina è una terra fertile, un crocevia di religioni da millenni, un crocevia di popoli, di commerci anche con la Cina, un crocevia di popoli che hanno dominato a seconda dei secoli, quella terra, ma che non è mai stata di nessuno, appunto, un crocevia. Oddio, mi sono perso nei parallelismi, aiutatemi. Mi riaccendo la sigaretta. E forse mi ripetino. Ma appunto, mi sono perso nei parallelismi. Ah, ecco. Cesare fece la scelta di destinare a se stesso l'amministrazione della Gallia Cisalpina Narborense, per confermare ai suoi importanti interlocutori che erano in Senato, oltre ai due consoli, che lui non aveva ambizioni e sapeva stare al suo posto, eccetera, eccetera, e che non rappresentava un pericolo, per il Senato romano. Senato romano che ci è cascato come... Quindi, la furbizia di Cesare, si vede non da qui, perché questa cosa l'aveva già organizzata prima quando scelse la provincia. E continuo a parlare di in terza persona, se no non mi si fila. Quindi Cesare sapeva benissimo che nel nord della Gallia Narborense, c'è un ampio territorio che non è romano. La Gallia centrale e la Gallia settentrionale, c'è tutta quella che noi attualmente chiamiamo la Francia, il Belgio ed anche una piccola parte della Germania, tutte terre che possono essere conquistate in modo relativamente semplice. Quindi che cosa fece? Fece Cesare fece che le tribù galliche, qui, insomma, massima attenzione da parte di Cesare. Cesare fece in maniera sì che le tribù galliche, che non erano unite fra di loro, Cesare fece in modo che le tribù galliche, che non erano unite fra di loro,
per avere una scusa, come dicono quelli bravi, per andare oltre a quello che era il suo mandato definito dal Senato e dai senatori, mise le tribù galliche una contro l'altra e a quel punto mandò un messaggio a Roma che c'era il pericolo che le tribù galliche si rivoltassero nuovamente come era successo anticamente e che potessero invadere nuovamente Roma. E quello era Cesare sapeva bene che quello era stato uno dei più profondi traumi di Roma, quando all'inizio della creazione di Roma ci fu il saccheggio appunto dei Galli. Basandosi su questo, Cesare dice qua c'è il rischio di una nuova invasione. È un po' come noi facciamo con l'ISIS, con Al-Qaeda oppure con questi qua, gli Houthi, mentre sentivo Van Morrison, che in realtà abbiamo creato noi. No, il problema inglese è che gli inglesi avevano fatto il patto sia con gli ebrei, sia con gli arabi durante la prima guerra mondiale per sconfiggere l'impero ottomano, dicendo che poi avrebbero dato a loro quella regione. Quindi hanno fatto il patto con entrambi. Quindi io sono fermamente convinto che gli inglesi facciano le riunioni non alla Camera dei Lord o alla Camera dei Deputati, ma in un pub, se no la cosa non si spiega a livello logico. Allora, quindi il problema era fatto allora ed il problema di oggi non è il problema di oggi, il problema di oggi è il problema di allora, di oltre un secolo fa. Una strategia folle inglese che non può portare a una guerra, sin dalla prima rivoluzione araba. Gli Stati Uniti, mentre adesso stanno praticamente abbandonando a se stessa l'Ucraina e per noi saranno dazi nostri, per non dire altro, e poi c'è gente che dice: ah, perché aumentano le bollette? Perché aumenta questo? Perché aumenta quell'altro? Eppure appoggiano l'intervento in Ucraina, non si rendono conto che i soldi sono quelli, o li diamo a uno o li diamo all'altro. Se li diamo all'Ucraina perché ce l'ha detto gli USA, è chiaro che. Comunque sia, sì, un po' per stringere la questione, diciamo, attuale, è che gli USA hanno tenuto degli accordi segreti con l'Iran, anche perché non si vogliono fare un terzo nemico, perché già hanno la Russia, la Cina e proprio Israele che reagiva così e Israele che reagiva così agli arabi e ai fondamentalisti arabi non ci voleva proprio per la politica americana strategica che già ha 1.000 falle di suo, quindi se ne aggiungono altre, eccetera, eccetera. Quindi gli USA hanno ottenuto dei colloqui segreti con l'Iran per sollecitare la fine degli attacchi degli Houthi, dello Yemen, eccetera, eccetera, nel Mar Rosso. Questo lo riporta il Financial Times, citando dei. Il Financial Times, Washington starebbe cercando di convincere Teheran a usare la sua influenza sugli Houthi dello Yemen per porre fine agli attacchi nelle navi del Mar Rosso. Perché comunque non è che possono affrontare tutto contemporaneamente. I negoziati durante i quali Washington ha anche espresso preoccupazione per l'espansione del programma nucleare iraniano si sono svolti in Oman a gennaio. E quindi finisco per dire una cosa che è tragica e comica,
contemporaneamente, e cioè che l'ONU, l'organo più inutile della Terra, se sapete come è composto l'ONU e i cinque paesi che hanno diritto di veto su tutto il resto del mondo, hanno questi peacekeeper hanno lanciato 50 aiuti per viveri con Gaza, con un leggerissimo difetto, cioè che il paracadute non funzionava. Quindi sono morti altrettanti palestinesi, cioè nella striscia di Gaza. A quel punto Cesare resta in silenzio, perduto nella pioggia, aspettando da 6 ore il suo tram, ballerino. Prima o poi gli dovrò dire di Gualtieri e della chitarra e lui farà il nome. Man hollering the trumpet. From across the track, chill out my wavelength and you set me free. I just wanna be everything that you want me to be, 'cause I wanna make love to you. Just wanna make. Afternoon. In the afternoon. One Travel that long, all along down.
ancient highway. And there's a lust from the cars on the overpass. Shine like diamonds in the night on a Friday evening. It will drive all along down, all along down, all along down ancient highway. On a Friday evening, and there's a lust from the cars on the overpass. Sound like diamonds in the night. Listen to Big Joe Turner sing. TV Mama. Boogie Woogie Country Girl. Flip flop and fly. Oksha Moksha Pop. Honey Hush. Jig Rattle and Roll. And don't you get me high. Don't you get me high. Don't you feel my leg. Say it again. Don't you feel my leg. Cause if you feel my leg, you wanna feel my thigh. If you feel my thigh, you wanna move up high. Get up, get on up. 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 Like a sex machine. Get on up. Like a sex machine. Get up, get on up. Like a sex machine.